Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Leon e gestisco un canale di magia. Oggi, ragazzi, sono qua sul canale di Vince, che ringrazio tantissimo, per fare una performance sul suo canale. Sul mio canale troverete anche un video di una sua performance che ha fatto lui. Quindi andiamo subito con questa performance. Ok, allora Antonio, ti faccio un gioco di magia con un mazzo di carte. Ti faccio vedere carte completamente differenti. Lascio la scatolina qui da parte. Quindi carte completamente differenti e soprattutto mescolate. E ci serviranno per questo gioco delle carte particolari, con un valore abbastanza alto, ovvero gli 8 e i 9. Quindi sai che faccio? Li vado a prendere, ok, i 9 e gli 8 di tutti e due i colori. Quindi così. E mancano adesso quelli neri. Perché faremo un gioco abbastanza particolare nel quale farai tutto praticamente te. Guarda, lascio il mazzetto qui da parte. Tu prendi queste carte, questo pacchetto di carte che si è formato, e distribuisci due nere a me e due nere a te. E fai la stessa cosa per i rossi, cioè due rossi a me. Ok, perfetto. Fai una cosa, prendi le carte, quindi prendile, e alternane in modo rosso, nero oppure nero, rosso. Vabbè, su quello diciamo che non importa. Guarda, lo vado a fare anche io in questo modo. Quindi abbiamo delle carte alternate. Però 8 carte sono un pochetto poche. Quindi sai che facciamo? Le prendiamo e ne prendiamo un altro pochetto, tipo 8. Poggiale sul tavolo, poi appoggio anche queste. Ne vado a prendere 8 perché appunto queste sono 8. Almeno diciamo abbiamo due mazzetti pari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dovrebbero. Ok, sono tutte mescolate e adesso però vado a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con questo mazzetto. Le metto rosse nere, rosse nere. Ah, perfetto, sono proprio 4 rosse e 4 nere, prese precise. Quindi questo sarà il tuo mazzetto di carte e questo sarà il mio mazzetto, quindi giralo. E la prima carta dovrebbe essere una carta rossa. Una carta rossa, no, una carta nera. Fai una cosa, mettila sotto. Eh sì, bravo, mettila sotto così. La prima adesso è rossa, giusto? E prendi anche la seconda, che dovrebbe essere appunto nera. Ok, quindi prendile e poggiale adesso sul tavolo. Ok, faccio la stessa cosa anche io. Vabbè, le altre due prendile e mettile sul tavolo normalmente. Ok, le altre due prendile e mettile sul tavolo. Possiamo sempre controllarle, se vuoi, falle vedere, ok? E adesso le altre due poggiare normalmente sul tavolo. Quindi adesso abbiamo ulteriormente mescolato i mazzetti. Quindi adesso siamo sicuri proprio al 100% che abbiamo carte rosso, nero, rosso, nero, rosso, nero, rosso, nero. O vabbè, viceversa. Prendi il mazzetto e giralo faccia in alto. Ok, la prima carta è una carta nera. Però secondo me è meglio se iniziamo con una carta rossa. Quindi prendila e mettila in fondo. Ok, sì, adesso giustamente abbiamo una carta rossa perché sono alternate. Allora, se io provo a schioccare le mie dita, ti faccio vedere che nel mio mazzo non è successo assolutamente niente. Infatti, appunto, sono sempre mescolate nero rosso, nero rosso, nero rosso, nero rosso, nero rosso. Guarda, se tu provi invece a schioccare le tue dita, guarda, prova a controllare nel mazzetto, i colori si sono separati. Quindi abbiamo nere e rosse. Ma la cosa più bella è che se tu provi a schioccare le dita un'altra volta, non solo nei mazzetti che avevamo creato si sono separate le carte, ma anche nel mazzo di carte abbiamo separate le carte rosse dalle carte nere. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Vince, appunto iscrivetevi al suo canale, passate magari anche dal mio. Ringrazio ancora Vince, ciao ragazzi!